Questa qui è Anna, è la ragazza di Artyom, il personaggio principale di questa saga di Metro, e noi ci tuffiamo subito nell'avventura. Wow. Speriamo che questo per essere con... Ragazzi, molto stealth questo gioco. Molto stealth questo gioco Molto stealth questo gioco e perché se non ci facciamo sentire meglio è perché se ci facciamo sentire potrebbe succedere questo che voglio fare io in questo momento. Guardate, tac. Qua non è successo niente perché lo hai shottato. Qua lo reshottiamo. Forse si sono accorti che c'è qualcuno che. Forse si sono accorti che c'è qualcuno che si sta divertendo a killare la gente. Ma noi ci chiamano il pompelmo, il giustiziere della notte. Minchia. Ehi, l'abbiamo ucciso. Ehi. Non ho il medikit, maledizione. Sono a secco di medikit! Grande Matteo, ce ne costruiremo uno! Fabbrichiamolo! T'abbiamo, curiamoci! Medikit, praticamente una puntura. Ma ragazzi, abbiamo anche... non il binocolo. Il visore notturno, wow! Quindi... Però il visore notturno servirebbe nell'oscurità totale. Noi intanto facciamo incetta sempre di roba. Che i materiali... Stronzo, mi hai chiamato. Vabbè. Potevo farla in stealth, che forse sarebbe stato meglio. Ho il fucile. Cambiamo fucile. Prendiamo il nostro fucile. Il nostro fucile piombini, semiscarico, ma andiamo, ce lo carichiamo. Ah, questo qui. Sì, vai tranquillo che ce la fate a farmi il lato B. Sì, no, ma state tranquilli che il lato B me lo fate di sicuro. Allora, qui la zona sembra essere sicura. Azioniamo questo che non so cosa serva, ma comunque farà qualcosa sicuramente. Bene, ok. Così posso portare fuori il mio. Riesco a portare fuori il famoso vagone passeggeri. No, non c'è più nessuno, ragazzi. Sono riuscito a killare tutti. Incredibile. Quindi, vagone passeggero, eh? No, eccolo lì. Vai, vai, credici, l'importante è crederci. Non erano morti tutti, ah. Non erano morti tutti, mancava solo quello lì e niente, adesso dovrebbero essere morti tutti in teoria. Potevo fare anche un pochino più stealth, ma va bene così. Andiamo a prendere sto cavolo qua di vagone, va che... Qual è il vagone? Questo? Qua. Questo è il vagone. Allora, così non si vede un cavo, non si vede il mirino. Allora, il vagone dovrebbe essere questo qui. Perché mi indica qua?
Ah, questo qui, il vagone passeggeri. Mamma mia. Ci deve essere qualcosa da azionare qua vicino. Ok, bene. Visto che non c'è più nessuno, le luci le posso anche accendere, torri. Bene, il vagone passeggero è qua, ma come lo porto via io sto robo qua? Punto di domanda. Allora, vediamo cosa mi dice qua. Allora, sembra che il vagone sia abitato da alcuni banditi, ma devo prenderlo ugualmente. Aprirò il cancello e lo tirerò fuori con la motrice. Quindi niente, devo andare a prendere la motrice. Wow. Ok, bene. Bene, il cancello è aperto, quindi andiamo a prendere questo cavolo qua di motrice, sperando che siano tutti morti gli altri. In teoria non ci dovrebbe essere più nessuno. Ho tirato quel cavolo lì, il bello è che poi sposti la locomotiva, non ti puoi neanche muovere. Allora, vediamo di salire. Ovviamente il salvataggio non c'è. Portiamo via da qua sta cavolo di locomotiva. Appena dopo lo scambio, quello che basta, tanto poi si pianta nel nulla. Scendiamo. Allontaniamoci perché c'è l'amica. Si può salvare. Salviamo da quest'altra parte perché se no, ovviamente andiamo ad attivare quel cavolo lì di scambio ferroviario. Grazie. Ma va a fan bagno, ti pareva che non mi prendeva ancora. Maledetto fuoco fatuo del cavolo. Non si possono accendere neanche le luci qua. No, no, buttalo giù, ti prego, buttalo giù perché io da questa locomotiva qua non ci scendo. Ancora arrivando, eh. No, basta, eh. Sta diventando un incubo quel fuoco fatto lì. Sta diventando un incubo, guarda, eh. Dormiamo. Che di giorno non ci sono almeno. Facciamo venire di giorno perché ragazzi, guardate, cioè veramente con quel fuoco fatto lì è veramente impossibile questa situazione qua. Stiamo arrivando. Wow. E niente, direi che possiamo tranquillamente, come ci dice la mappa. Ho il vagone, un'attentica cosa su ruota ci potrebbe portare dritti allo Yamantown. Devo tornare alla base al più presto. La carovana di mercanti potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Quindi, ragazzi, andiamo al vagone base. Così partiamo per lo Yamantown. Wow. Sperando che poi. Guarda che poi la strada sia giusta perché devo fare tutto il giro. Io sono il puntino rosso. Dov'è che? Ragazzi, io sono quel puntino rosso qui con la freccia e devo andare dove c'è la X. Questo è il segno qua, X. Quindi devo fare un bel giro. Dovrei andare di là. Quindi vediamo se io sono arrivato da di qua. Dovrò azionare. C'era qualche cosa da azionare qua, mi sa che l'ho perso. Devo andare di qua io. Quindi. Ma di leve da azionare non ne vedo. Boh, proviamo a vedere se me lo prende in automatico, ma boh, chi lo sa. Proviamo. Grande Chiarolanza, super. Ciao Chiaro, comunque da notare, non so se avete notato, dov'è? Lì. Vabbè, in quella direzione lì ci sono i santini, eh? Cioè non manca niente, c'è il cagnolino e ci sono anche i santini sulle motrici, veramente spettacolo, veramente spettacolo. Curate nei minimi particolari questo gioco, ci sono anche i santini sulla motrice, incredibile ragazzi, incredibile. The crew.